Siamo lodati Gesù e Maria. Comincia oggi, fratelli e sorelle carissimi, la lettura continua della seconda lettera di San Paolo, apostolo Timoteo. È una lettera molto bella, in cui San Paolo dà esortazioni appunto a San Timoteo, che era vescovo di Efeso, tra l'altro costituito da San Paolo stesso, dà delle importanti esortazioni appunto su come guidare comunità cristiana verso la santità, e lo esorta anzitutto a non vergognarsi della testimonianza da rendere al Signore, che è una situazione che vale per Timoteo, che vale anche per noi. Noi non ci vergogniamo né di essere cristiani, né di farci conoscere come tali, né di rendere testimonianza al Signore. Non ci vergogniamo casomai quando purtroppo dovesse capitare sciaguratamente che la nostra vita non renda una buona testimonianza al nostro essere cristiani. Questo dobbiamo vergognarci, ma non certamente arrossire mai del nome di Cristo. Sono stato prima della Santa Messa trovato una persona anziana, insomma, uscita dall'ospedale dopo tanto tempo, poverina, stava molto sciocca. Ma io stavo facendo i 15 giovedì di Santa Reggua, ma hanno preso giro tutti a riguardo. E dice, è venuto il sacerdote e dice, ma chi vuole passare a fare la comunione? Ho alzato la mano solo io. E rimaneva abbastanza scandalizzata, insomma, di queste cose. Sopporta, dice, ma dove ci siamo ridotti? Ci siamo ridotti così, che dobbiamo fare? Quindi, ricordando che noi siamo stati chiamati ad una vocazione santa, bellissima, e tra l'altro, ovviamente, non in base ai nostri meriti, quindi nel nostro cuore deve esserci sempre tanta gratitudine per il fatto di essere cristiani. Cioè, pensarci spesso, io ci penso abbastanza spesso, insomma, a tante persone che non hanno la grazia di conoscere Gesù, che non sanno nemmeno che esiste la Chiesa, che non parteciperanno mai tutta la vita alla Messa, non faranno mai la comunione, non va a campare così. Quindi siamo graziati, ringraziamo il Signore per questo e facciamo in modo, insomma, che nella nostra vita possa trasparire proprio la vita di Gesù, lo stile di Gesù in tutto quello che siamo, pensiamo e facciamo. Poi abbiamo il Vangelo in cui, questo è un episodio abbastanza noto, vedete la differenza che c'è tra i piccoli ragionamenti umani e la grande chiamata divina che ci abbiamo, no? Ma se uno andate muoio a 7 persone poi con la risurrezione voi come la mettiamo? Voi capite il senso, no? Di chi era moglie, lì si parla di moglie in senso stretto, capite? Quindi alludendo a delle realtà che fanno parte di questa vita e poi non esisteranno più, d'accordo? Cercate di capire, ma in paradiso tutta una serie di cose che sono legate alla transitorietà della vita terrena non ci saranno più. Pensate che in paradiso, lo sapete, che sia testimoni di Geova che i musulmani, questo sono uguali, si immagina il paradiso come un posto dove si fanno i pagodi, quindi dice no, qua sì, se mangi troppo invece lì poi puoi mangiare quanto ti pare, tanto rimani sempre magro. E oltre ai pagodi si fanno anche altre cose, che è meglio non dire dal pulpito, che dico cose che in genere il problema è questo di chi era moglie, tutta questa roba in paradiso non esiste, d'accordo? Perché c'è ben altro che si fa in paradiso, è ben altra la visione beatifica, quindi il Signore eleva anche un pochino la nostra, come dire, ristretta a volte visuale umana, no? Ecco, ci attendono beni molto molto grandi e molto più preziosi anche in questo mondo. Ecco, certamente abbiamo le necessità, abbiamo tante cose, però chiediamo al Signore la grazia di poterlo un pochino riscoprire. Ecco, i diletti più belli che si vivono in questo mondo, che non sono quelli legati ai sensi, sono quelli legati allo spirito, all'anima. Ecco, quindi chiediamo al Signore che ci doni la grazia, ecco, perché purtroppo la condizione dell'uomo decaduto è abbastanza abbrutita, cioè per molta gente scambia la felicità con una vita, perdonatemi, quasi da animale, insomma, quindi a volte in tutte quante le forme possibili e immaginabili di piacere bassi e sensibili. Ma non è questa la felicità neanche in questo mondo, auguriamoci sia in paradiso. Sono altre le cose a cui il Signore ci chiama, sono altri regali che dà a coloro chiaramente che si dispongono a riceverli, ecco, relativizzando quantomeno con le cose a volte anche gradevoli, ma comunque transitorie della vita terrena. Bene.
chiediamo a Maria Santissima che ci doni la grazia sempre, ecco, di poter gustare la dolcezza e la bellezza di Dio e delle sue cose, di non vergognarci mai. Non ci dobbiamo vergognare di essere cristiani, mi raccomando, dobbiamo vergognarci di essere cattivi, peccatori o cattivi testimoni, questo sì, ma di essere cristiano mai. Non bisogna rossire, ma anzi bisogna ringraziare colui che ci ha fatto la grazia di poterci leggere di tanto alto nome. Siamo lodati Gesù e Maria.